Allora, quindi il problema è che lei salta quando c'è il cibo, giusto? Sia nei piatti che in mano, sia che siete voi della famiglia, sia che siano altre persone. Facciamo una simulazione così capiamo quanto salta. Ok. Allora, quello che... va bene, se si è seduta sarebbe anche corretta. Le insegniamo il valore del no, ok? In funzione di questo lavoro. Quello che tu fai sarà rimanere a una distanza tale per cui lei non è portata a saltare. O meglio, può saltare ma non può raggiungere il cibo. Ok, vedi, qui non può raggiungere il cibo. Ora tu le dici no e la guidi a venire verso di te col guinzaglio. No, copi. Brava, la premi. Premiala col cibo, ok. Brava. Il no in questo momento è solo per darti un comando da insegnarle. Vai di nuovo? No, vieni qua, copi. No, non usare, vieni qua, solo no. Basta, non toccare più il cibo. Camminiamo e simuliamo la situazione di prima. Vieni verso di me. Dalle no. No, no. Dille brava e la premi. Un po' più reattivo sul premiare e sul... sì, devi essere più reattivo sul dirle no e premiarla. Poi non continui a dirle no più volte. Una volta sola, ma rimani fermo in quel punto. È lei che deve avere e deve scegliere in maniera deliberata di venire verso di me, cioè okay, verso di te. Riproviamo. No. Stai fermo? No. Brava. Subito incisivo col brava appena si distoglie dal cibo. Ora rimango fermo. No. Brava. Ok. Adesso da libera addirittura. Togli il guinzaglio. No. Ok, questo è il lavoro che devi fare. Basta, finito.